Buongiorno, buon sabato, c'è anche l'incappucciato. A freddo. Non è vero, e che? Mi sono tosato. Si è tosato. E sì, l'ho portato da Miao Bau a farlo tosare. Io ho già il fiatone perché ragazze. Siamo usciti da 5 minuti, ma il fatto che parlare e camminare già ho il fiato corto parlando, mentre sto zitta e lui ne è solo felice. No. Come tutti gli uomini d'altronde, quando noi donne siamo zitte sono felici. Comunque detto ciò. Ma non è vero. Comunque detto ciò. Niente, stiamo andando al Bennett e devo comprare il secchio per lavare a terra nuovo, perché il nostro ci ha ufficialmente abbandonato, cioè non fa più attrito per girare il mop, diciamo, quindi è andato. E voglio prendere uno di un altro tipo, perché sinceramente è durato davvero poco questo qua di Casanova, quindi voglio vedere se c'è quello di Vileda che mi piace, che per il laminato secondo me è ancora meglio, più morbido e tutto. Vediamo un attimo. E poi altre quattro cosine, anche già per il compleanno di mia mamma che sarà lunedì. Ma sono fuori. Siamo tornati. Ricky è già andato via, perché bene o male un paio d'ore ce le abbiamo messe. Poi c'erano un sacco di cosine carinissime sul Natale, quindi abbiamo perso un po' di tempo a dirla tutta. E niente, qui c'è la spesa, vedete che ci sono tutte le buste, le cose. Farò un video dedicato alla spesa, perché comunque ho delle cose da dirvi, qualche consiglietto, quindi farò un video apposito in maniera che il vlog sia incentrato su qualcos'altro. E niente, ho fiatone, tanto per cambiare. E ora mi spiccio a sistemare solo le stoviglie, perché ho lavato i piatti ma c'è la cucina ancora un po' per aria, quindi visto che devo fare il video spesa sistemo un attimino e poi ci vediamo dopo, perché ci vediamo. Ho un sacco di novità da raccontarvi, belle. Due novità principalmente di cui voglio parlarvi, quindi dopo sicuramente ve ne parlerò un po' più approfonditamente. Vado, colpisco e torno. Allora, video spesa finito, però ci tenevo troppo ragazze, anche se vi faccio un po' da spoiler, pazienza, però non posso non farvi vedere cosa abbiamo preso a Federico e ad Alessandra. Alessandra lo sfrutterà il prossimo anno, però anche questo Natale lo faremo appendere a Fede all'albero. Cosa potrà essere? Ora vi faccio vedere. Guardate che carini. Allora, a parte il fatto che Fede è fissatissimo con, non ho ancora capito, si chiama omino biscottino o pan di zenzero, comunque questo è per Federico, che sarebbe lui, e questa è la piccola Ale, visto che sappiamo già della sua esistenza e della futura nascita. Anche quest'anno la appenderemo all'albero, la faremo appendere a Federico, quindi così ci sono tutti e due appesi all'albero. E sono costati veramente pochissimo, infatti ci siamo rimasti, perché c'era sia grande, infatti subito l'avevo preso solo grande a Federico, poi quando ho visto questo ho detto no vabbè, posiamo quello grande, prendiamone due piccini da appendere proprio all'albero. E se non erro tipo 1,80€, 1,90€ l'uno, proprio veramente una scemenza, e sono troppo troppo carini. Poi soprattutto la femminuccia con quel tutto cappellino, peccato che non abbiano messo un cappellino rosso anche al maschietto, però sono veramente troppo troppo carini. Altro spoiler che vi faccio, abbiamo acquistato il nuovo secchio, infatti sono felicissima, cioè mai più nella mia vita pensavo di essere felice per dei cuscini e per un secchio.
però si cresce nella vita. E sono felicissima perché con l'altro veramente non era più vita, non faceva proprio più attrito. Non so se avete presente quello che avevo, quello con il mop rotondo. Comunque la centrifuga, praticamente quando vado a schiacciare per farlo girare forte e strizzarlo, non funziona più, cioè nel senso a volte spingo, faccio forza e vado giù di colpo e mi spavento anche perché non facendo più attrito è come se i dentini si fossero consumati, quindi non riesco più a strizzarlo bene o non era più tanto comodo, quindi spero di trovarmi bene con questo qua. Allora, abbiamo acquistato, quindi spoiler del video spesa, abbiamo preso questo qui della Vileda Revolution. Aspettate che ve lo mostro, eccolo qui, vedete, Vileda Revolution 2 in 1, pulito profondo e brillante, e lo trovo sinceramente un po' più adatto per il laminato, visto che noi, non so se avete presente, abbiamo il laminato, anche qua nell'immagine fa vedere insomma un pavimento simile, mani sempre asciutte, tutti i tipi di pavimento, attacco universale. Tra l'altro noi non abbiamo preso il bastone perché già il secchio in sé con questo aggeggino costava sui, non mi ricordo se 16,90, comunque intorno ai 17 euro, e abbiamo preso, dov'è? Anche un ricambio che costa praticamente come il mop, sui 4 euro e qualcosa, intorno ai 5 euro. E microfibre tutto quanto, però sinceramente ne ho preso già un altro perché so già che poi mi ritrovo in difficoltà, perché comunque quando metto a lavare questo almeno ne ho uno di ricambio e viceversa. Quindi volevo provare a montarlo insieme a voi. Tra l'altro, molto ingenuamente al supermercato non ho preso il bastone che costava appunto altri 5 euro, perché ho detto a casa ce l'avrò un bastone universale. Ho provato con quello di Casanova e ovviamente non è universale perché me lo dovevo aspettare, però ho svitato questo qui che praticamente era della scopa antipolvere, che utilizzo sì, ma non così spesso, mal che vada me li alterno e poi comprerò un bastone universale, fa niente. E quindi questo ci entra, utilizzerò questo qui, devo solo capire come staccare questa cosa per levare il, insomma, il cartone e tutto quanto, quindi ora mi ingegno. Allora, qui c'è un simpatico disegno che ci spiega come fare. Allora, bisogna mettere, alla fine ce l'ho fatta, era più semplice di quello che sembrava staccare la scopa da, vabbè, dettagli. Questo, allora, questo qui va messo nella parte bassa, quindi di qua. Adesso poi è anche un po' buio, quindi non si capisce bene. Allora, è curvato, quindi basterà seguire, quindi per così. Vediamo un po'. Allora, dice nella parte piatta. Ovviamente questo si leva. Misteri dei secchi. Ok, boh, molto semplicemente così. Questo è un pezzo che si butta, se per caso lo comprate sappiate che mi sa che questo non va tenuto, è solo per tenere questo qui appeso come l'avete visto prima. Quindi via questo, lo abbiamo agganciato e poi si mette questo qui all'interno. Speriamo di non fare danni. Sarà per così. Vediamo una figura, messaggio. Sì, ho azzeccato. Quindi ce l'abbiamo fatta. Ok.
E poi non mi resta che avvitare. Aspettate. Avvitare il mio bastone. Ok. Oddio. Oddio. Ho fatto un segno sul muro. Ah no, forse no. Ora non ci resta che andarlo a provare, ragazze, quindi siete come me anche voi, appena comprate una cosa non vedete l'ora di provarla, anche se si tratta di un... Cos'è stato? Vabbè, anche se si tratta di un secchio. Yeah. Porto la finestra perché ho già lavato praticamente il soggiorno, però volevo farvi vedere, a parte che mi piace un sacco perché il secchio è molto più piccolo e... riesco a sistemarlo meglio in casa, però praticamente si schiaccia qui, vedete, si piega, non è più rigido, lo si inzuppa praticamente qua e poi lo si mette, adesso con una mano sola faccio un po' fatica, comunque lo si mette qui e più si preme più lui lo strizza. Molto semplicemente. E poi una volta strizzato si schiaccia forte e ritorna, vedete, rigido. Quindi di nuovo dritto e si lava. Molto carino, mi piace parecchio. Ho già fatto soggiorno e cucina e devo dire che pulisce molto bene il laminato. Finito di lavare, ho lavato tutta casa e aspettate che chiudo la finestra perché inizia seriamente a far freddo. Sì, assolutamente sì, mi trovo molto meglio con questo rispetto all'altro rotondo, ma per un semplice motivo, ragazze, a parte che essendo un panno non va a lasciare segni e quindi non mi ha lasciato le strisce che mi lasciava il mop della casa nuova, ma poi avendo una forma rettangolare posso fare sia una grossa superficie in larghezza sia infilarmi in verticale, magari in punti tipo in bagno. Comunque non ho un bagno molto grande, quindi tipo dietro il WC e il bidet riesco ad andare a pulire benissimo, quindi fantastico, perché prima non ci riuscivo. Detto ciò, ora lo sciacquo, metto via, sono molto soddisfatta del mio acquisto, del nostro acquisto fatto oggi da Bennett. E io tra poco, aspettate che mi siedo un attimo, io tra poco devo uscire, devo andare in un negozietto, preferisco non dirvi dove, semplicemente perché devo fare il regalo a mia mamma. E quindi, avendo già un'idea in mente, so già dove andare. E visto che questo vlog lo caricherò prima del suo compleanno, direi che non è il caso che vi dica troppo. Ovviamente vi dirò poi, magari il giorno del compleanno, visto che preparerò le focaccine, non le focaccine, le pizzette, magari faccio un vlog, quindi magari vi potrò anticipare anche prima che lei scarti il regalo. E niente, quindi io adesso mi riprendo un secondo, sistemo un po' ancora due cosette e poi usciamo. Allora, sto andando, sono quasi quasi arrivata, ho una vaga idea, ma non devo dare un'occhiata, non è che vado proprio mirata, prendo e vengo via, ecco, quindi mi farò un giretto. E nel frattempo voglio vedere se per caso hanno il calendario dell'avvento, giusto così da dare un'occhiata, se hanno prezzi ragionevoli, perché non ho davvero intenzione di spendere tanto per questa cosa, quindi vediamo un attimo cosa troviamo. Dormigliona. Dormigliona sbaciucchiona. Guarda che le stelline tesorine chiedono sempre di te. Lei sta bene, sta benissimo. Sciana come una pesciolina. E sono tornata
Oh, oddio, mi sono presa una briochina perché sono tornata, avevo proprio i morsi della fame, quindi la prima cosa veloce ho preso un flauto al latte. Tra l'altro qua c'è scritto senza additivi conservanti, senza olio di palma, ovviamente c'è un po' di zucchero, però con crema al latte fresco di alta qualità. Vabbè, io ho fame, uno spuntino ci voleva. Tanto è presto, sono le 5:30 e dopo andrò a fare il ragù, faccio la fine agli agnolottini, che appunto ne ho proprio voglia al ragù, così mangio anche un po' di carne. E poi domani invece farò gli spinaci, domani a pranzo spinaci con penso il pollo, pollo ai ferri. Vabbè, scusate, ma veramente fame, ma proprio mi ho preso proprio, ci avete i morsi, no? Adesso mi capita spesso. Lei si è appallottolata a fare ninna, ultimo morsino. Sono contentissima perché ho trovato sia il regalo per mia mamma e anche il regalo per mia suocera, che fanno il compleanno davvero vicinissime. E quindi niente, non vi posso svelare nulla, però mentre ero fuori, guardate cosa ho trovato, questo shower silk mousse cleansing shower care sweet snow flakes, vabbè, tutto in inglese, ho 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 silk, guardate che carina in versione natalizia, la trovo veramente veramente caruccia. E c'è sia così, però mi ispirava più relax così, costa pochissimo, un euro, mi ricordo se è 1,90 euro o 1,99 euro da Tigotà. Mi ispirava veramente veramente tanto, non l'ho mai provate queste mousse sotto la doccia, fatemi sapere se voi l'avete già provata, se vi trovate bene, anche perché costa pochissimo. Oddio, non so quanto possa durare una mousse rispetto a un classico doccia schiuma, probabilmente durerà meno, però sono curiosissima di provarla e soprattutto la profumazione, che già sa di Nivea, già mi ispira tantissimo, ma va bene. E c'è anche tutta rossa con l'alberello di Natale al centro, però adesso voi la vedrete tipo nera, ma è un blu stellato, cioè sembra proprio un cielo stellato sotto Natale, non lo so. Mi ispirava tantissimo il packaging e mi ha conquistata per un euro e 90 o poco più. Le due cosine di cui vi dicevo che vi avrei parlato, una, tanto domani farò un altro vlog, ve ne parlerò domani perché ho ricevuto una proposta di collaborazione veramente veramente bella che mi dà l'opportunità di fare un regalo atomico a tantissime di voi, secondo me tantissime di voi, però non posso ancora svelarvi nulla, vi svelo tutto domani con il prossimo vlog, giuri in giuretto. Domani giro il vlog e dovrebbe andare online lunedì, quindi lunedì scoprirete tutto. Una collaborazione bellissima, ne ho ricevute altre e non le ho accettate perché sono un po' sempre le solite che si vedono su YouTube, invece questa è una cosa fresca, nuova, utile soprattutto, e quindi mi sono sentita davvero felice di accettarla, quindi non vedo l'ora di raccontarvi, di dirvi cosa c'è in serbo per voi, perché comunque c'è un regalino per non tutte voi, perché è utile ad alcune di voi, ed è riservato a chi mi segue, quindi insomma carino, dai, fa sempre piacere questi tipi di cose, perché comunque è giusto premiarvi per essermi sempre, diciamo, fedele, no? Per seguirmi sempre con amore, affetto, poi siete davvero sempre di più, siete tutte gentili, carine e mi seguite tanto anche su Instagram, quindi io quando ho l'opportunità tramite una collaborazione anche di avere qualcosa per voi sono sempre entusiasta, felice, quindi non vedo l'ora di dirvi tutto. Detto ciò, invece l'altra cosa ve le posso già accennare perché non c'entra con una collaborazione,
ho scoperto un'azienda che si chiama Sorgenta. L'ho scoperta tramite diversi video, non ce ne sono tantissimi in realtà, però tipo, aspettate, non mi ricordo il nome, Monica mi sfugge il cognome, comunque è una signora che fa anche ASMR, che mi ha ispirata tantissimo, perché poi essendo in gravidanza sono sempre alla ricerca di prodotti che non è che sono fissata con il bio assolutamente, però se posso scegliere, ecco, cerco qualcosa di più sano. Quindi ho trovato questa azienda che praticamente ha dei prodotti che trovo anche in farmacia, che ho anche già acquistato in farmacia a prezzi notevolmente scontati. Quindi sono contentissima perché ho fatto un ordine tramite questa azienda. Mi è stato proposto ovviamente di, invece che entrare come cliente, basta, entrare come, diciamo, incaricata, ecco, sì, incaricata direi che il termine è giusto, per avere ulteriori sconti, perché comunque con i tempi che corrono, se posso risparmiare ancora un po' di più, capirete bene che uno guarda cosa conviene di più al portafoglio. E ho accettato, mi sono registrata e ho fatto un ordine anche per mio papà, per esempio, una pomata che comunque lui avrebbe comprato in farmacia e invece gliel'ho ordinata io. E quindi ho preso quello, ho preso delle cosine per me che non vedo l'ora di farvi vedere. Oggi è sabato, lunedì dovrebbe già arrivarmi il pacchettino, la scatola, perché ho preso diverse cosine. Mi manderanno anche dei cataloghi, penso, quindi se vi va vi farò vedere di cosa si tratta. Sono un sacco di prodotti, dagli integratori a prodotti Naturpharma, cioè proprio prodotti, marche che si trovano in farmacia e in erboristeria. Quindi sono felicissima di aver scoperto questa azienda, perché comunque tutte cose, non tuttissime, ecco, però la stragrande maggioranza, l'80% è tutto biologico, l'agricoltura biologica. Ci sono un sacco di creme, per dire, stavo per prendere, poi non l'ho presa perché ho preferito prendere un'altra cosa. C'era la pomata antirughe al veleno d'ape, mi pare, veleno d'ape, potrebbe essere veleno d'ape, ma a un prezzo veramente, cioè, molto ridotto rispetto a quello a cui l'ho vista in giro, in farmacia stessa marca. Quindi sono davvero contenta, perché comunque può far comodo. C'è anche dentifrici per bambini, ho preso il dentifricio quello nero al carbone vegetale per sbiancare un po' i denti. Nonostante io non fumi e non beva tanto caffè, però se riesco a sbiancarli un pochettino non è che mi dispiace. E poi ho preso altre cose che adesso non mi vengono in mente, comunque vi farò sicuramente vedere il pacco se vi va. E niente, quindi questa è una delle due novità che, insomma, mi vedrete utilizzare anche questi prodotti. Ve ne parlerò, insomma, vi dirò la mia, anche perché comunque già li conoscevo alcuni, perché li acquistavo in farmacia, quindi niente di nuovo per certi versi. Per altri proverò un sacco di prodotti, quindi insomma mi hanno dato anche l'opportunità di farvi acquistare a voi, se qualcosa vi piace, direttamente con il mio link. Quindi quando avrò poi il pacco con tutto da farvi vedere, perché adesso è inutile, prima voglio dirvi come mi trovo, perché altrimenti è inutile dirvi acquistate, cioè non so come voglio prima vedere come è imballato il pacco, voglio dirvi, sapete che io vi dico sempre tutto. Quindi quando lo apriremo insieme vi dirò se merita o meno e vi lascerò il link sotto nell'info box. Bene, ho parlato come al mio solito a mitraglietta, quindi adesso mi riprendo un attimo e poi vado a preparare il ragù per gli agnolottini, non vedo l'ora di mangiarmeli. Qui sotto c'è una signorina che mi dà tantissimi calci. Sì, lo so ragazze, sto lievitando notevolmente. Però praticamente settimana prossima entro nel settimo mese, quindi direi che ci sta. L'unicorno qui è sempre più arrotondato
E c'è qualcuno qui sotto che mi dà un sacco di calciotti, perché probabilmente quando appunto sono uscita ho notato un po', sto un po' capendo diciamo i suoi ritmi, perché quando esco e cammino si dondola, si culla probabilmente e dorme quasi sempre. E poi arrivo a casa, mi fermo, mi siedo e dopo un pochino parte qui sui calcioni. L'altra sera stavo malissimo perché mi dava dei calci che, guardate, non saprei descriverveli, talmente erano forti. Facevo dei salti sul divano che Riccardo vi potrà confermare, dei salti incredibili, e me li dava proprio sulla vescica, sentivo proprio un male e andavo sempre a far pipì, quindi si è divertita a calciare la mia vescica, però vabbè, l'importante è che sia bene, poi io sopporto tutto. Allora, sto per fare il ragù, vi volevo far ridere ragazze. Allora, le bistecchine di mare impanate della Eurospin sono ancora nel mio freezer. Questo per dirvi quanto io mi fido di quello che mi dite, perché cioè, una ragazza di voi, non ricordo chi, perdonatemi, ma i nomi sapete che in questo momento poi mi ha detto che non sono un granché e quindi non ho proprio voglia di prepararle, cioè è incredibile. Poi magari a me piacciono, sono gusti, però mi avete detto che non sono un granché, quindi sono ancora lì, le tengo diciamo come emergenza quando non c'è altro. E niente, adesso faccio il soffritto e preparo il ragù. Mamma mia ragazze, non vi sto a dire che profumino che c'è. Sto facendo rosolare la carne tritata e l'ho già condita, tutto fatto. Aspetto che sia bella cotta, bella rosolata e poi gli vado a mettere due bottiglie di... Adesso vedo se una o due comunque. Voglio fare un po' di ragù perché, come vi dicevo, ho preso questi agnolotti che adesso vi faccio vedere. Sono questi qui e ne ho prese due confezioni. Ogni confezione ne ha 400 grammi, quindi per me ricchi sicuramente saranno troppi per stasera, però li faccio tutti in caso ho qualche avanzino anche per domani, e l'altra confezione la farò poi fine settimana prossima, comunque in settimana, perché anche Fede ama gli agnolotti al ragù, quindi voglio fare già più ragù, spero, insomma dovrebbe bastare per due volte, e lo imbottiglierò e lo terrò da parte per quando farò gli agnolotti anche a fine settimana, quindi così sono a posto, insomma faccio che fare una volta sola il ragù e lo imbottiglio, insomma lo faccio sotto vuoto in maniera che si conservi per bene. Adesso faccio cuocere bene 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 la carne, perché io devo stare attenta che la carne sia sempre ben ben cotta. E poi appunto finirò il ragù, tanto sono le 9:15, più o meno tra mezz'ora arriverà Ricky, quindi sono abbastanza nei tempi. Ok ragazze, è ufficiale, ho ragù fino al prossimo anno, no, ne ho fatto, insomma ne è venuto più di quello che pensavo, mi sa che basta per 3 barattoli, cioè per 3 volte oltre agli agnolotti di stasera, quindi... Meglio così, mi faccio un po' di scorta pronta, che fa sempre comodo, diciamo, quando uno è di corsa. Mamma mia ragazze, come sono romantica. Due cuori e un agnolotto stasera. Comunque è carinissima questa candela, l'avevo presa anni fa da Leroy Merlin, non so se ci sono ancora, però erano carine perché sono tutte forellate con tutti i nomi, e vabbè in questo caso c'è il mio nome, però è carina, è magica, poi fa anche queste lucine un po' magiche d'effetto, no? Carina. Niente, aspetto Ricky ed è quasi pronto.